Buonasera. Buonasera. Che cosa vuole dirci della presentazione che si terrà il 4 maggio relativa al Cristo velato? Dunque, questa è una mostra che stiamo organizzando come Associazione Gottifredo con il concorso di tante persone, di tanti enti che hanno accolto questa iniziativa. Si tratta di riscoprire, di riportare alla luce, diciamo così, di far conoscere ancora meglio di quanto si conosca e si sia conosciuto finora una tela molto importante che sta qui ad Alatri, nella sagrestia della cattedrale, ed è una pietà opera di un pittore della seconda metà del Seicento, un pittore di rilievo che si chiama Girolamo Troppa, i cui quadri oggi sono in alcuni dei maggiori musei europei. Questa tela è una pietà molto bella e noi abbiamo pensato, proprio perché la nostra associazione vuole sottolineare il patrimonio che esiste ad Alatri, il patrimonio culturale, artistico che esiste ad Alatri e non solo ad Alatri nella nostra provincia, proprio per questa ragione abbiamo voluto dedicare una mostra che è anche un'occasione però di studio, di approfondimento, di conoscenza intorno a questo pittore e intorno alle opere che questo pittore ha prodotto nel corso degli anni. Come e perché questa tela sta ad Alatri, come e perché sta nella sagrestia della cattedrale, come e perché è arrivata qui, da chi è stata commissionata, sono tutti interrogativi, tutti quesiti ai quali risponderemo con questa mostra. Noi la ringraziamo.